Francesca Valentini, schiacciatrice della Lucky Wind Trevi, che non riesce a rompere il ghiaccio. Una bella prestazione contro Potenza in casa, contro la favoritissima del campionato. Un 3-2 che lasciava presagire che eravate in crescita. Oggi a Bastia esce fuori un 3-0 pesantissimo. Molto, troppo pesante, perché per la nostra classifica è veramente troppo pesante, e anche pesante per il nostro, per la nostra motivazione. Ora dal lunedì ricominceremo, perché comunque siamo una squadra che ci crede, crediamo nelle nostre potenzialità, quindi è d'obbligo. Dopo sabato sinceramente pensavamo di aver comunque fatto quel saltino anche di qualità piccolo, però pensavamo di averlo fatto. Oggi è mancata quella che per noi è la fase principale, cioè la battuta e la ricezione. Abbiamo sicuramente sbagliato troppo in ricezione, cosa che non ci capita, e battute troppo semplici, troppo facili, abbiamo lasciato giocare loro liberamente, ecco. C'è anche un tentativo di nuovo assetto con tre centrali di ruolo in campo, e quindi a questo punto, come dicevi te, la ricezione diventa fondamentale per poter sfruttare Ciacca, Zannella e Cepitelli al meglio. Assolutamente sì, però non è un problema, perché noi tre ricettori insomma siamo assolutamente in grado di sostenere al meglio la ricezione. Sono serate che non vanno, questa è una di quelle, quindi aspetteremo la prossima. Comunque sia, c'è un campionato che vi vede comunque competitive. Siete riuscite ad esserlo soprattutto in due partite che sono finite al tie break. Oggi vi siete fermate un po' al primo set, su quel vantaggio di 5-6 punti che dicevamo prima con Chiara Lorio, vi siete spente. Quello è stato uno dei sprechi più grandi della storia della pallavolo. Quando si spenge proprio la testa, si chiude, il cervello smette di ragionare, poi anche 10 punti veramente servono a poco. Abbiamo poi tentato di recuperare il terzo set, ce l'avamo riuscite, e poi anche lì c'è mancata la concretezza, la voglia, non la voglia, la forza di chiudere. Mancano le sicurezze? No, le sicurezze ce le abbiamo, le troviamo, ora si tratta veramente di lavorare e non smettere di crederci, non smetteremo di crederci, perché noi in questo campionato ci siamo e diremo la nostra sicuramente. Grazie.